Sono felice davvero di seminare. Voi sapete che Montenero è una città importantissima, che è soprattutto con Gioia, è stata sempre storicamente una grande preteria, qui si produceva una prete in quantità strepitosa in un altro tempo, anche un buon calciatore negli ultimi tempi, insomma, non ci sottovalutiamo. Ecco, quindi è capitato a un monterenese che mi hanno detto: devi fare sto partitone di 30 milioni di meridionali. Adesso non so cosa faremo, ma siamo qui anche per questo. Mi diverto molto nei sogni, quelli fatti con amore, gratis. Chi mi conosce sa che ho un grande difetto, non amo il potere, sono sempre combattuto. Si può anche gestire il potere senza mezzo, ecco, è un po' difficile, è un'arte quasi impossibile, ma si può fare. Io ho questo sogno antico. Quindi Montenero è stato importantissimo da questo punto di vista. E poi questo, vedete, uno gira al paese senza dire tante cose, perché è così, perché una comunità, come un paese, raccoglie tutte le contraddizioni dell'universo, insomma, diciamo, le bagarre su, come si chiama, Wikileaks e nulla rispetto alla bagarre paesana, io la sento anche se la sorvola, ha più intensità di me, e questo fa parte, bisogna rispettare, amare anche le tensioni, le polemiche, anche feroci. Eppure io, che sono interno ed esterno a questa grandissima comunità, io reputo Montenero di Pisaccio un paese molto forte, un paese di uomini e donne forti, un paese solido. Guardate che io conosco migliaia di comuni del sud, li ho girati, ho fatto una conoscenza maniacale, sempre avendo la mania anche dei piccoli comuni da servire, questa è una comunità forte che deriva dalla potenza, dalla classe contadina, diciamo quella egemone fino agli anni 50, attenzione, seguitemi nei passaggi. Una cultura che io ho visto travasato negli insegnanti. Io, per esempio, reputo, e gli faccio omaggio sempre, a volte non, per timidezza non chiedo quanti anni, cioè per me il maestro Thieri, che è stato il maestro che mi ha insegnato, per me è un mito, era un insegnante vero, ma anche il professore Porfido, quando ci insegnava il francese, insomma, sempre, facendo gli esempi sul dialetto siciliano, che ha figli e famiglie, mi ricordo tutte queste cose. Benedetti, grandi insegnanti, altri qui presenti che non recito, sono troppo miei amici, non ho mai non sono mai in campagna elettorale, seguono sempre, ecco, questo è un po' il punto, non ho mai di essere volgare, stupida, le cose che devono venire vengono, anche il consenso quando te lo metti, quando è necessario, quando l'astuzia, la forza lo vuole. Quindi gli insegnanti, beh, a me piacerebbe, ma questo lo devo a alcuni miei amici della terza media che era là sotto l'altro cinema. Io mi ricordo questo paesone, vi dico, questo è uno dei paesi di donne fortissime. Guarda, le donne monterenese già lavoravano, mi sembra, nei decenni del Novecento, quello precedente, erano lavoratrici, tra le poche donne di pochi paesi che lavoravano anche fuori, quindi donne fortissime, anche aspre, diciamo, particolari, peculiari, e quindi che sono anche queste madri di ciascuno di noi, sicuramente un po' madre anche mie. Ecco, allora, poi il paese dei giochi. Io potrei scrivere un'enciclopedia sulla nostra scuola dei giochi. Noi eravamo una comunità, eravamo bravi, non c'erano problemi, non potevamo essere né rapinate né altre. Io ho avuto la gioia per 10 anni di avere una comunità enorme in cui mi sono divertito come un pazzo, in tutti i giochi possibili e immaginari, da quelle con le fionde pazzesche da assassini che usavamo. Mi ricordo la potenza di Lallo Pizzi, Renzo Lallo Pizzi, un vero killer con la fionda, veramente colpire a 300 metri, a 200, un vero genio. Non cito perché sennò sembra folklore, non lo è, quindi altre cose, ma io potrei dire tutti i giochi che è stata la nostra scuola di guerra. Ecco, quindi, ho chiesto ai più giovani se quei giochi, quella a crepasorci, quindi, ma voi lo facevate ancora, diciamo, alla fine degli anni 60, insomma, che erano giochi di forza, non erano giochi.
se ti capitano due ciccioni, due secchi come me, che avevano questi portoni che erano cazzi amari, si dicevano che erano loro, ecco, secondo me questa pedagogia di comunità andrebbe narrata. Io non capisco, quando si parla dell'immediato passaggio, per esempio, una delle cose che mi è piaciuto è quando si raccontano gli studi che ci sono sul gioco, fino a quello prima della televisione, diciamo, prima della urbanizzazione mentale, non so come dire, perché poi a un certo punto la gente si è chiusa, inevitabile anche questo, fatto tutto con serenità, senza nostalgia, ci mancherebbe, da rivoluzionare. Io poi alla fine, se voi resistete, perché lo devo a un mio amico Fulvio, altri, poi gli ho promesso un libro su queste cose, ne ho un pezzetto, vi dirò quali le nostre, caro Michele, bande di quartiere, sto parlando sul serio, erano delle scuole straordinarie. Mi sai, i ragazzi della via Palla di Molna non ci fanno un baffo per capirci, poi sapete un secondo che alla fine non ho scappato per stanchezza, ce l'ho in tasca un appunto che è un affondo di un libretto che devo a un mio amico di scuola, ecco, che è qua, che l'ho promesso, però ho scritto un po' troppo, lo devo restringere, ho mantenuto la promessa fatta 10 anni fa. E poi Montenegro è stato una delle fucine più grandi dello sport, di tutti i tipi di sport. Io ho seguito per rudezza, soprattutto il calcio, che era il più facile. Diciamo che io sono rinato anche con la squadra del Sant'Antonio, perché c'erano tutti i miei amici più giovani, quindi loro mi facevano da insegnante mentre io giocavo a fare il politico e lo studioso. Quanto per follia mi sono trovato a 19 anni a Bottega Oscura col mitico Berlinguer e Moro, che parlavano con uno scimunito ragazzo di Montenegro. Ma insomma, è servito pure questo, ma si vede che ero talmente pazzo che facevo perdere tempo a questi grandi uomini. È servito pure questa scuola tra Bottega Oscura e Piazza del Gesù, perché si deve ripartire da lì. Devo dire subito una cosa che non mi piaceva, come ho l'impressione che l'ultimo ventennio l'abbiamo sprecato, parlo di me, che dobbiamo ripartire dalle cose migliori della Prima Repubblica. Ecco, insomma, ecco, ma questa è un'altra storia, non è tema di stasera, perché poi loro stessi qui ragazzi faranno proposte per un lavoro forse che faremo insieme, scientifico, in cui parleremo in modo scientifico di alta cultura politica, in modo leggero, tranquillo, con le carte, i libri, per dire, senza far a giocare i professori, come se un professore della vita. Ecco. Quella scuola di calcio infinito, a cominciare da quella collina dove hanno poi costruito, non mi ricordo, una caserma là sotto, era quello del Coda, mi pare, Antonio. Ecco, quello fu una grande scuola. E io che ero più grande dei miei fratelli, degli amici, che poi sono diventati più grandi amici, io ho avuto a un certo punto uno stacco generazionale, perché ho sempre seguito il flusso dei pesci vivi, e quindi questi ragazzi più giovani, 5-10 anni, mi hanno aiutato, mi hanno così trasmesso altra giovinezza, pur amando sempre infinitamente i miei amici. No? Voi non avete idea come ho potuto volere bene a uno come Averti, perché io ero il proletario, lui era la borghesia, quello tutto biondo, con le gambotte, tutte, e io scanfato, così ci siamo amati con le mente, penso che siamo due brave persone che ci potremmo bene sempre, ma quello per me era l'alleanza tra il proletariato e la borghesia, come me lo vivevo nella mia testa scema da bambino, diciamo così, la realtà era molto più complicata, aveva a che fare con la globalizzazione, con i mercati finanziari che sono i veri comandanti dell'universo. Gli stati non contano niente, l'Europa è debole e sviluppata, i partiti sono così squallidi perché sono impotenti, ben altra questione, che comandano i mercati finanziari, comanda la moneta virtuale, non l'economia reale, e non gli stati, e non i partiti. Ben altra mutazione dobbiamo affrontare, ma questa è un'altra storia, e quindi noi dobbiamo, poiché non è, due cose non sono vietate, amare e pensare, e anche agire, quello è più difficile, insomma queste due cose in tutti i sensi, ragazzi, no? Ecco, sono due cose che più l'esercito, queste più aumenta la potenza creativa, anche dell'amore, ecco, inteso in senso un po' l'amore,
iniziali anni 70, e io li amo tutti come allora. Qua, in questo umile paese, io mi ricordo, abbiamo fatto un'attività frenetica come Pulcini nella CIA, l'Azione Cattolica. Quello che ci è servito, perché adesso non ricordo bene, avevamo un ciclo stile, non avevamo una lira, quindi io credo che usavamo in modo un po' piratesco quella per fare le stupidaggini creative. Io mi ricordo con un gruppo di pazzi qua, di mattarelle dolcissime, che abbiamo scritto un documento per inventarci un movimento giovanile. Io poi ti proporrò, se tu vai più in là, quel documento lo leggiamo 30-40 anni dopo, vedrai che è ancora. Avevamo scritto in una cosa, c'era una biblioteca comunale che si vicino al bar, qua, una cosa, era qua a fianco. Perché io lo dico sempre con non avendo il vocabolario, come ero ripromesso, caro Michele, di ricopiare il vocabolario, non potendo che comprare il vocabolario. Ero andato a quello, ma non stavo a Abacus, a pazzia c'è cioè, comunque. Le pazzie la trovo. Ecco perché bisogna essere rigidi, li riprendiamo, quando li posso regalare sono orgoglioso. Allora, anche se devo dire io mi sento fortunato. Mi viene in mente una cosa, quando ero a Termoli al seminario, ed è stata un'esperienza importante, io ovviamente avevo bisogno di studiare dopo il silenzio, studiamo il silenzio, cioè varie cose, insomma alla fine una certa ora, dopo le varie preghiere insistite, insomma anche esagerate, per mezz'ora c'era una cosa terribile, il martirologio, il martirologio romano, tutte le sere, tutte quelle spellate dei nostri antenati santi, una cosa un po' cupa. Poi dovevamo andare a dormire, io dovevo studiare e mi sono inventato che studiavo sotto le coperte, nella camerata, sotto, con la pila, e mi serviva la cosa della pila. Lì mi riforniva un ragazzo che era al liceo come che poi è diventato avvocato, Mario Loretto. Ecco, Mario Loreto mi riforniva delle pile tutti i giorni, un amico strepitoso, vedete come la piccola borghesia era alleata al proletariato, sto scherzando, rurale, amatiri, ci siamo sempre aiutati, generosità totale, come ad Eche, altrove sono stati fatti salamelecchi ad amici straordinari. Ma comunque all'inizio, quando già finivo un ciclo, noi Monterera fu uno dei punti per la pazzia di alcuni di noi che concepimmo questa cosa che fu profetica, proprio questa cosa che richiami tu nelle mail che mi ha colpito, che se la saranno scordata. Cioè ci inventammo nell'area della sinistra cattolica crista, con Livio Labore che era un personaggio straordinario, un genio, non te lo sapevo. Noi pensammo di fare un secondo partito cattolico più laburista, più moderno, perché avvertavamo che il partito Stato, che pure era stata la mamma delle cose buone, come anche dei difetti dell'Italia, parlando di questo, la grande DC era in crisi, e questo grande, enorme partito a cui dobbiamo tanto delle cose buone della Prima Repubblica, oltre anche quelle degenerazioni, come l'altra mamma era il grande partito comunista, l'Italia si è retto su queste cose, dobbiamo raccontare la storia di questi grandi partiti veri, di massa popolare, grandiosi, veri partiti, con gente straordinaria dell'una nell'altra parte, poi a volte ci siamo divisi per caso, insomma, per radicalismo, per un libro letto, per antipatia, per pensieri lunghi, ma contro le persone in gamba di queste due gambe.